Sono ore di ansia per la salute della regina Elisabetta II. Già da questa mattina i medici le hanno raccomandato di rimanere sotto monitoraggio. 2 giorni fa Sua Maestà aveva rinunciato alla riunione virtuale per il passaggio di consegne tra Boris Johnson e Liz Truss. Tutti i suoi 4 figli sono giunti al capezzale. Il primo ad arrivare presso la residenza scozzese di Balmoral è stato il principe Carlo, erede al trono, poi Anne, Andrea ed Edoardo, accompagnato dalla consorte, seconda, terzo e quartogenito della sovrana. Presente il principe William, primogenito di Carlo. Harry è in viaggio dagli Stati Uniti senza la moglie Meghan. La neoeletta premier Liz Truss ha espresso grande preoccupazione. L'intero paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace. Il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, ha detto in aula di essere certo di esprimere i voti di tutto il paese nel manifestare l'auspicio che la sovrana possa riprendersi. Dopo le notizie sul grave stato di salute della regina, Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Un cartello davanti al Palazzo Reale a Londra recita: niente cambio della guardia oggi. Il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia dell'aggravamento di salute della regina. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva "Getaway, time out". L'arcivescovo di Canterbury dice: preghiamo per la regina, le mie preghiere e le preghiere delle persone della Chiesa d'Inghilterra e di tutto il paese sono per Sua Maestà la regina oggi.